Nella giornata di ieri, verso le 17:30, il presente agente, o meglio assistente e sovrintendente capo della Polizia di Stato, vedevano appunto per strada, precisamente in via Telesforo, una persona particolarmente agitata che aveva in braccio un bambino. Allertati appunto dalla situazione, decidevano immediatamente di agire prontamente e di recarsi da questa persona. Notavano tra l'altro come il bambino era in stato cianotico, aveva infatti, come confermato dal padre del bambino, appena avuto una crisi epilettica, e prontamente gli stessi appunto decidevano, senza indugio, di portarle in macchina il padre, la madre e lo stesso bambino di un anno e mezzo. Questo perché appunto, vista l'ora, l'ambulanza tardava ad arrivare e loro hanno appunto giustamente deciso di agire. Tra l'altro, la bravura degli operatori è stata anche questa, perché proprio a fronte delle convulsioni del bambino hanno praticato una manovra attraverso la quale appunto si impediva al bambino stesso di soffocarsi con la sua stessa lingua. E tra l'altro si è stato immediatamente allertato il personale degli ospedali riuniti in modo tale appunto che le cure al piccolo paziente fossero immediate. Quanto è durata tutta dal momento in cui l'avete vista al momento in cui. È stata un'azione veloce, rapida. Ma erano in strada perché erano appena usciti? Erano Che cosa praticamente, facevano? precisamente erano all'interno di un bed and breakfast. Il bambino ha avuto un picco di febbre tra i 40 e i 41 gradi, e appunto a fronte di questa febbre che repentinamente si è alzata, il bambino appunto ha incominciato ad avere una crisi epilettica. Preso ovviamente dalla paura, dal panico a fronte appunto della situazione del proprio figlio, il padre di questo bambino ha deciso immediatamente di allertare il 118 e di arrivare per strada, in modo tale da far sì che il personale sanitario arrivasse E immediatamente. poi si è fermato quando Questo ovviamente vedendo in completo panico, vedendo appunto che l'ambulanza non arrivava ancora, ovviamente per il traffico o comunque per problemi, vedendo questi grandissimi operatori, perché sono stati veramente, veramente bravi, e questo va secondo me rimarcato, hanno cominciato a sbracciare, a fare segno, ma loro avevano già notato la c'erano presenza stati. appunto del padre del bambino e quindi a volo hanno deciso L'età del bambino un è anno e mezzo. di dove sono Di dove i sono? Non sono sono foggiani. calabresi. E che c'erano a Che fare? stanno a fare? Erano presenti, vabbè, per questioni personali legate alla figlia. Genitori poi che hanno detto ringraziavo, Sì, immagino con. sono stati tra l'altro ricevuti dal questore Mario Della Cioppa, il padre del bambino. E un'altra cosa secondo me importante da rimarcare è questa, che è vero che può essere un caso che la volante si sia trovata nel posto giusto al momento giusto. Però diciamo, l'attività di controllo del territorio, per come si sta sviluppando, per come diciamo, l'attenzione anche innanzitutto del questore e poi ovviamente di tutta la questura, del dirigente dell'UPGSP, di appunto fare attenzione a una esatta dislocazione delle macchine e del nostro diciamo, grande tesoro che sono gli operatori su strada. Ha permesso un intervento salvifico, essenzialmente.